Grazie. Ognuno di loro, nessuno mi ha chiesto quello che deve fare dopo, in caso di vincita. Io sto sentendo nelle varie coalizioni, mi deve far fare il Presidente del Consiglio, l'assessore all'urbanistica, il vice sindaco, l'assessore alle politiche sociali. Io da questi ragazzi, che qualcuno nemmeno alla prima esperienza, non ho sentito un solo giorno io dopo quello che faccio. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. La nostra idea di città ormai è chiara a tutti che, di quello che vogliamo fare. Questo gruppo di giovani e donne che si sta spendendo ogni giorno, sta dando l'anima per far sì che a Nocera Superiore ci sia una scossa, perché molti a Nocera Superiore parlano di cambiamento. A me dà fastidio parlare di cambiamento, perché Nocera Superiore non va cambiata, va solo valorizzata e rivitalizzata. Noi non abbiamo fatto un programma elettorale che è stato scritto da un docente universitario, da un archeologo. Noi l'abbiamo scritto con un gruppo di giovani e un gruppo di donne che abbiamo chiesto per mesi, guardando una città con gli occhi di un bambino, con gli occhi di un ragazzo, di un giovane e con gli occhi di un anziano. L'8-9 giugno io chiedo il voto per me e per la mia squadra. Qualsiasi lista è ben rappresentata, abbiamo i cittadini della Città Superiore hanno una possibilità storica. Con la matita all'interno dell'urna, votando noi, cancellano 40 anni di malgoverno di questa città. Tu non chiamare più che ti richiamo.